Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo a novembre e quindi video sulle novità editoriali di questo mese, quindi alcuni dei libri che potremo trovare in libreria. Io ne ho selezionato solo alcuni, ma sono veramente tantissimi. Me li sono come al solito scritti tutti sul mio quaderno e cominciamo subito con il primo che si intitola Senza mai arrivare in cima, viaggio in Himalaya. È un racconto di viaggio, un racconto di esplorazioni, di emozioni, un racconto anche di difficoltà perché viene descritta la montagna, viene descritto proprio come l'autore affronta queste esplorazioni e questo viaggio, ma volutamente tutto senza arrivare a toccare nessuna cima perché lui esplorerà le valli dell'Himalaya. Deve essere un libro veramente molto suggestivo e particolare perché io immagino già di vedere le descrizioni di questi paesaggi. Paesaggi mozzafiato, quindi sicuramente questo potrebbe essere veramente un libro che può far evadere un po' con la mente perché ci porta appunto in un luogo particolare, quindi per questo motivo ho voluto segnalarvelo. Un'altra lettura che potremmo fare a novembre è Le donne che non perdonano. Si tratta di tre esperienze diverse, tre vite difficili. Una di queste donne è vittima di tradimento, un'altra è vittima di violenza da parte del marito e l'ultima è dovuta fuggire dalla Russia perché rischiava la vita. Sicuramente tutte e tre hanno delle esperienze difficili che l'hanno segnate. E la particolarità è che non si conoscono, ma in qualche modo si ritroveranno i destini intrecciati, perché potranno decidere di agire in un determinato modo per salvarsi, quindi smettere in qualche modo di fare le vittime e diventare cacciatrici. Io non so bene come si evolverà questo libro, però mi sembrava comunque uno di quei libri, tutti al femminile, ma comunque basati un po' sul riscatto della donna vittima. E quindi volevo appunto segnalarvi anche questo. Un altro libro che è stato atteso da tantissime persone è Le memorie di Michelle Obama. E su questo direi che la storia un po' parla da sé, comunque la sua biografia, le sue emozioni, le sue origini, il suo vivere da First Lady, quindi potremo leggere un po' tutto quello che ruota intorno all'esperienza che ha avuto, ma anche a quelle che sono appunto le sue origini, quindi mi sembra un libro comunque interessante. Poi cambiamo decisamente genere, avremo Una Cenerentola a Manhattan. Questa è la storia di una Cenerentola moderna, quindi un libro molto leggero, un libro tranquillo da leggere proprio per distrarsi, per riposare la mente. È la storia di questa Cenerentola moderna che, grazie ad un paio di scarpe, avrà la possibilità di vivere una favola romantica. Quindi, insomma, questo è sicuramente uno di quei libri da leggere quando proprio vogliamo rilassarci e non pensare a cose complicate. Poi avremo un libro che sicuramente non è nuovo perché tutti lo conoscerete, però mi ha colpito per il modo in cui l'hanno scritto. Sto parlando della Divina Commedia, in particolare dell'Inferno. Questo è un libro che è stato scritto da uno storico e ha delle tavole illustrate che sono state disegnate da un illustratore. Questo libro è particolare perché? Perché riporta sicuramente, come un po' tutti i libri della Divina Commedia, una guida alla lettura, ma oltre al canto scritto in originale, riporta un'esposizione scritta invece in italiano contemporaneo della Divina Commedia, quindi diciamo che è una lettura accessibile a tutti, quindi anche una persona che magari non ha il professore a scuola, appunto, che gli spiega come interpretare la Divina Commedia, riuscirà comunque a leggerla in autonomia perché è spiegato con parole molto semplici in modo che sia proprio alla portata di tutti, anche di chi non l'ha mai studiata a scuola. E a tutto questo vengono accompagnate queste tavole, quindi ci sarà appunto anche l'illustrazione per ogni canto. E questo a me sembra interessante. Devo dire che io la Divina Commedia l'ho studiata a scuola, ai tempi, calcolate che avevo 16 anni, 17, 18, quindi ai tempi ho trovato interessante alcune parti e molto noiose altre parti, però
Però devo dire che in qualche modo mi è abbastanza piaciuta e mi piacerebbe comunque poterla rileggere in un modo che sia più scorrevole, anche se ho le basi scolastiche, comunque tante cose non le ricordo perché è passato un secolo praticamente, e quindi insomma mi piacerebbe poter avere un po' tra le mani questo libro per vedere se risponde alle mie aspettative. Comunque se dovessi leggerlo sicuramente poi ve ne parlerò. L'ultimo libro, molto leggero, ma per me molto importante, perché stiamo parlando di un libro dedicato alla pizza, ma non semplicemente la ricetta della pizza o comunque un libro di cucina. In realtà è un libro che parla della pizza, ma delle storie e dei luoghi che sono legati alla pizza, oltre ovviamente a parlare anche della ricetta e di cose che sicuramente riguardano anche la cucina. Però insomma mi attirava perché ci sono un po' di storie dei luoghi e dei personaggi che girano intorno alla pizza. Quindi mi sembra una lettura leggera e tranquilla che in qualche modo volevo segnalarvi. Per questo mese mi fermo qua, vi invito a scrivermi nei commenti se avete intenzione di leggere qualcosa, anche se non ho citato il libro, scrivetemelo lo stesso che io sono curiosa. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.